Professor Monia, oggi si parla qui a Caserta di pluralismo educativo, le scuole. Oggi le scuole, come sempre, ma oggi in maniera particolare, vivono un momento molto difficile. Sì, e la giornata di oggi è importante perché noi, per riuscire a far ripartire il paese e dare ai nostri ragazzi un'opportunità, dobbiamo ritornare a credere in una scuola autonoma e libera. Quindi dobbiamo salvare quel poco di pluralismo educativo che resta per poi rifondarlo. Ecco, noi vediamo che la mia generazione, i nostri genitori, i miei genitori mi rimproveravano sempre, anche quando pensavano di aver ragione, avevano sempre ragione gli insegnanti. Oggi invece gli insegnanti vivono un terrore nelle scuole. Sì, noi in realtà in Italia abbiamo prima delegittimato il ruolo della famiglia. Lungo questi anni, aver impedito alla famiglia italiana, solo in Italia pensi, in tutta Europa non è così, di poter scegliere fra una buona scuola pubblica statale, una buona scuola pubblica paritaria a costo zero perché ha già pagato le tasse, come avviene in tutta Europa, ha in qualche modo da un canto impedito la libertà di scelta educativa della famiglia, dall'altro è andata ad impedire che la loro responsabilità educativa venisse esercitata in un modo consapevole. Questo ha delegittimato la famiglia. Parallelamente, anni di politiche errate sui nostri docenti, promettendo posti di lavoro inesistenti, rischiando di considerare la scuola italiana un postificio, sottopagandoli nonostante le spese per la scuola italiana siano le più alte in Europa, ha in qualche modo snaturato, svilito, delegittimato la figura del docente e oggi noi ne paghiamo le conseguenze. L'unica via di uscita è restituire alla famiglia la libertà di scelta educativa, rilanciare un pluralismo educativo, scuola pubblica statale, scuola pubblica paritaria gratuita, entrambe perché le famiglie pagano già le tasse, reinvestire sui docenti pagandoli di più, meglio, ma riqualificando la figura del docente. Allora solo così riparte una scuola più libera, più autonoma, più competitiva e riusciamo a risalire ai posti OCSE PISA. Quanto è importante più educare i figli o i genitori? Io credo che l'attività educativa debba essere a 360 gradi. Vede, io reputo che la famiglia abbia la responsabilità educativa, quindi i genitori sono i primi educatori dei loro figli e la scuola è un'agenzia educativa che li deve affiancare. Quindi non credo tanto nell'idea di educare o meno i genitori. Credo che sia necessario riposizionare ciascuno al proprio posto. Però vede, se noi non garantiamo i diritti, la famiglia italiana oggi, parto da questa intervista, oggi la famiglia italiana che ci ascolta sa che avrebbe il diritto, come avviene in tutta Europa, di scegliere la scuola statale, che non è gratuita perché costa dagli 8 ai 10 mila euro di tasse dei cittadini e quindi non può farsi andare bene tutto con l'idea che è gratuita. Sa che potrebbe e dovrebbe scegliere la scuola paritaria a costo zero perché ha pagato le tasse. Invece, quando sceglie la scuola paritaria, lo Stato non destina più gli 8.000 euro di tasse, bensì soltanto 700 euro. E quindi, consapevole che un alunno costa 7.000 euro, la differenza la devono pagare le famiglie la seconda volta dopo le tasse con la retta o la scuola che si indebita e chiude. Questo sistema ha prodotto in Italia un sistema scolastico classista, regionalista e discriminatorio. Ecco, è evidente che bisogna riporre al posto giusto e risolvere questi nodi centrali. Un'ultima domanda, i social che importanza hanno nell'educazione, non solo scolastica, ma proprio nell'educazione dei nostri figli? Guardi, io credo che i social siano uno strumento utile, purché i nostri ragazzi abbiano gli strumenti per orientarsi. Il punto di caduta è: noi diamo ai nostri ragazzi gli strumenti per orientarsi o i social stanno sostituendo la famiglia, gli educatori e la scuola? Perché da lì è la deriva. Evidentemente la scuola non è una realtà che dà delle nozioni, ma dà delle conoscenze, quindi forma la persona in tutto il suo essere in modo armonico. Grazie, signora. Grazie.